Boom! Ciao Creeper! Sgauroso! Uccidiamo il Creeper! Aspetta, qua! Come ti sei permesso? A me mi piace essere preso a pugni. Mi piace, ti butto di sotto. È un vizio che si sta diffondendo. Oggi, questo, come potete vedere, siamo in un bellissimo mondo survival dove tutte le isole sono dei blocchi di Minecraft giganti, pieni di cose. E noi ovviamente dobbiamo esplorarli tutti. Dobbiamo raggiungerle tutte quanti. Allora, voglio subito che iniziamo a raggiungerne alcuni. Quindi, okay, abbiamo un po' di terra. Sfruttiamolo. Cico, tu andrai nel blocco di cobblestone che c'è lì. Lo vedi passando per la TNT anche però Perfettamente. Poi guarda, Alex, io. Tu arriverai nel blocco di diamante passando, cioè non arrivare al diamante però passando per la, ma quel lì blocco ci lì. Muoio di brusto. Spingerai io. Giù i mostri con grande no, abilità. Ci muoio di brutto. Poi Annulus invece passerai per arrivare al lucky block che c'è di là. Ok, molto difficile, okay. Però devi andare. Va bene amici? Va bene. È un problema. Ci è sono un problema gravissimo. E come faccio qui? Ok, devi spingerli di sotto senza far esplodere il blocco. Ma però esplode l'isola questo, mi sa. Eh no, tu abile, gli vai dietro e lo spingi, no? Così è peggio. Vieni tu. Allora aspetta, vado a vedere se c'è qualche tesoro e poi vengo ad aiutarti, ok? Palla che sta fatto qui. Ok, è molto è un incarico difficile. Pericoloso! Allora, qui dentro c'erano degli alberi, quindi ci permette di craftare, giustamente. E piantali perché... allora. Altri... Ma questo qua no, che mi dà gli ordini, ma da dove è uscito? Ma infatti, che maleducato! Ascolta, Cafone! Non ti permettere più di fare una cosa del genere, sai? Non lo farò mai più, te lo giuro. Anzi, raggiungerò il diamante e perché te lo regalerò tutto. Perché stasera in live ti distruggo casa io a te. Sì, ogni promessa è debito, ricordatelo. Casa mia, no! Ricordatelo, perché quella casaccia orribile, stasera in live la facciamo fare boom boom! La no, incendiamo! Dai, non facciamo boom boom! Boom boom alla casa! Boom boom a quella casaccia brutta, certo, facciamo proprio così. Cico, allora, sei pronto? Funziona no, così, non sono pronto, non lo so. Allora, ascoltami, io aggro il creeper, lo porto di qua. Quando ti passa davanti lo spingi di sotto. Va perfetto, bene? Perfetto, e se aggro a me che facciamo? Lo spingi di sotto, vai, no, pronto, lei, Spingilo, bravo. Hai visto? Non è esploso? Non è esploso, siamo stati eccellenti. Ma siamo dei maestri, dei maestri, vediamo cosa c'è dentro questo blocco strano. Continuo il ponte io. No, Cico, ma era pieno di bombe questo. No! Vedi, lo sapevo, le bombe! Esplodeva veramente alla fine. Tu continua per arrivare alla cobblestone, invece io me ne vado verso il blocco di legno. Vieni in mezzo di me. Perché dovrei? Mi sei stato antipatico. Perché schifo. Perché c'è il diamante e non ci sono arrivare. Perché ho finito i blocchi. Ma tu mi sei stato antipatico prima. Io questa cosa me la ricordo e non mi è piaciuta proprio per niente che sei no, fatto Lion, così. No, Lion, ti prego, se vengo da te mi posso scusare. Allora scriviamo nei commenti: Lion perdona Alex oppure Lion odia Alex, a seconda no, della vostra odia, volontà. No, sì, perché è giusto che voi vi esprimiate. Io, in base a quello che voi scrivete, deciderò se essere ancora amico di questo essere figurante qua oppure se abbandonarlo al suo destino solo. Ma che figata c'è qua sotto. Questa è una libreria. Comunque molto bella molto bellissima. Perché non mi hai mandato lì? Qui non dentro c'è ogni blocco dovrebbero esserci dei tresurs. Dei tresors. E cerchiamo bene allora. Magari qua c'è un tesoro tipo sono enchanting. Sono anche i monstrurs però penso. No, dentro qua non mi pare. Però non vedo che ci sono dei tresors come promesso. E questo qui è il tesoro. Ma non è un tesoro, è un blocco. Io voglio ma c'è una cosa speciale penso. Lion, ma ce l'hai un piccone o qualcosa? Perché io non ho niente. E qui io non so come accedere a è questi tesori. È molto complicato salire qui. Ok, aspetta, mi aiuto un po' con la tecnologia. Ah, meno male. Ah, sì. Sono caduto di nuovo. Ma da dove sono entrato io? Perché questo è un labirinto, non è da bello. Da Lion, da qui. Certo che tra tutti i posti che potevamo scegliere per esplorare, proprio qua dovevamo entrare, nel peggiore ma di tutti. Niente. Non c'è proprio niente. Fa schifo, è un labirinto. Lasciamoci Alex, magari trova qualcosa tra un'ora. Lasciate qua, vi prego. Sì, potrebbe essere un'idea, e tanto non ha poi niente da fare. Una scaletta, per favore. Cioè, essendo antipatico a tutti, nessuno ma non è vero. Sentirebbe non la sua mancanza. Infatti sì, nessuno proprio. Adesso vado a vedere. Non siete così cattivi. Sì, però qua servono blocchi, raga. E Anna, chi è che ha fatto il percorso verso la fornace o la cobblestone? Cico, io, no? La cobblestone io, sì. Entriamoci, no? Mi sembra prezioso. Ma io stavo aspettando te, non posso mica andare da solo. È contro le regole della Ione. Però senza il legno. Cioè qui dovremmo andare al vasetto no, di bisogna legno. Bisogna fare un piccone almeno. Allora io lo sto prendendo il legno. Però mi servirebbe comunque per arrivare Anna là. Non capisce mai che dopo un po' deve tornare col gruppo. Perché Anna si prende bene. Se ne sta 10 minuti da sola. E a me questa cosa mi dà di un fastidio. E ci manca, capito? Ma allora, di un fastidio.
io ti ho capito, tu sì, hai perfettamente ragione. Sì, perfettamente, perfettamente. Il problema è che io non ho portato a termine il mio assegnamento. Senti, dammi il legno che hai preso, va, così ci facciamo le cose allora, primordiali almeno, ti vai. Ti do questo qui che è già lavorato, sì, questo qui, sì, e ti do anche un paio di questi. Grazie, gentile. Però e metto anche un paio di saplings. Non fare più quello che hai fatto perché mi fa molto arrabbiare quando ti prendi la tangenziale e te ne vai. Ma io volevo poter tornare vittoriosa dicendo che io sono arrivata al Lucky Block. E invece ma no, fa arrabbiare perché non va bene. Anche Alex è stupido, lo sa. Ma meglio io ho preso i blocchi, ho preso tutta la TNT che c'era, possiamo usarla come blocchi, vedi, c'è tantissimo. Sei ottima idea questa. Sei un imbecille, però no, no, questa volta no. Sì, è una ottima idea, 61 blocchi di TNT è un po' pericoloso, però funziona. Per fare un ponte può funzionare. Io adesso posso entrare dentro qua. Intanto gli altri inutili non stiano senza fare niente, ma facciano cose, Alex. Ma cosa vuoi che faccia? Io sono arrivato al diamante. Se vuoi finisco il ponte, ho preso dei blocchi. Alex ha un tono che mi sta veramente irritando. Ma veramente irritando. È vero? È piuttosto irritante. È proprio... La smetti subito di farlo? La smetti subito? Ok, non lo farò mai più. Perché ti giuro, se ti sento parlare con quella voce da sapientino un'altra volta, ti mando via istantaneamente. Arriverò ai diamanti per te, Lion. Non mi interessa. Oh, sapientone, sei sapientone. Sei guarda, stato basta. Un stupido sapientino. A me non è piaciuto. Non lo faccio mai più. Mi hai fatto molto arrabbiare, Alex. Molto. No, allora, non devi essere arrabbiato però, perché qui siamo una squadra e stiamo cercando di lavorare. Eliminiamo dalla squadra. Ecco, potrebbe servire sicuramente no, a risolvere. No, no, io sono arrivato al diamante. Almeno volete venire ma con basta, me. Ma basta, questo diamante nessuno vuole il tuo diamante. Nessuno. Il diamante nessuno è buono. Cico, no, aiuto, no. Cico. No, no, io sto arrivando tranquillo. Dai, che succede? Ci sono aspettami, i ragni. Devi no, attendermi, attendimi, attendimi, okay. Aspettami, ecco, mi sto arrivando. Lo piccono, piccono. Non temere, ragno. Non temere della non vita. Temo, un po' temevo, eccomi. Però grazie, meno male che sei visto, qui. Hai visto, ci sono io, ma c'è del cibo che sto muovendo allora, di fame. Allora, no, questa cosa è abbastanza grave. Secondo me stiamo sbagliando l'ordine in cui esploriamo. Pure secondo me, anche perché qui c'è una mucca che pascola in giro, tranquilla. Erano due piuttosto. Però ho come 16 due di cobblestone, quindi posso prendere? Per fare un pochino di... No, questo no. Anche beh, grazie, anche beh. Posso prendere questo ferro, che non è sarà tantissimo, però è meglio di niente. Oh, è già qualcosa. Tieni, Cico, prendi altra cobblestone. Infatti, coltiviti con gli amici, sì, sì, grazie. Perché sono solo con Cico e Anna di nuovo da sola in giro e Alex perché uguale? Perché stavo prendendo i blocchi, sì, tu mi hai mandato a fare sì, qualcosa. Ah. E io stavo prendendo i blocchi per arrivare... Oh, allora, quindi è colpa mia se tu di nuovo hai deciso di vivere una tua avventura da sola per 10 minuti. Non sto vivendo un cavolo di niente. Allora, uh-huh, sì, sì, mi no, stai no, veramente... Sì? Io a te. Nella fine, basta, guarda, sì, siamo tutti panicati. Io a te sto facendo arrabbiare, vero Anna? Non tu che te ne vai in Burundi per 10 minuti. Io ero dietro di te, mi hai mandato via. Non devi mai strillare. E non mi far arrabbiare allora, perché io stavo vicino no, a te, volevo stare con te, mi hai mandato via. Anna! Oh, perché mi hai detto che ero inutile, che non stavo Anna! Facendo niente. Ma che sta succedendo? Oh, non ti voglio più. Benissimo, ormai è arrabbiata. A te chi t'ha chiamato? E ha fatto pure una scaletta per ritornare. Ma non era fuori dalla squadra lui. Infatti no, avete chiamato voi. Ma quando? Non me lo ricordo questo fatto di averti chiamato. Dai, a me serve una cosa urgentissima. Anna, il cibo. Vieni subito qui. Dove sei? Ma... Dove sto cercando di arrivare al Lucky Block. Non lo fare più. Vieni qui. Non puoi stare 10 minuti da sola. Quanto ci vuole a capire questo semplice concetto? Io ero lì e mi hai mandato via. Vabbè, ma ti ho mandato via per un po'. Ma se tu vedi che dopo un po' non riesci a fare la cosa che sei stato mandato a fare, non puoi rimanere lì per di altrimenti non venire. Ma vedi, adesso è qui, vedi, qua a fianco. No, perché adesso sono offeso con lei. No, adesso non parla di me. Tu allora ti sei fatto il tuo piccone. Ti sei fatto le tue cose. No, e non hai pensato basta, proprio. Non litigate. Voglio il divorzio. No, è colpa di Anna. È colpa di Anna. No, no, è colpa di Alex. Anna, no, no, io Anna sono arrabbiato. Qua o tu ammetti le tue colpe o non si va avanti oggi. No. No, no, non si va avanti, eh. Non si va avanti, eh. Non andiamo avanti. Allora, Anna, sono Anna, vicino, dai. Anna, allora? Cosa vuoi? No, no, devi ammettere le tue colpe. Che ho fatto? Che te ne sei stata lontano troppo tempo. Ma mi hai mandato non piagnucolare. No, Anna. Cosa vuoi? Devi ammettere che sei stata lontana troppo tempo. Sono stata lontana troppo tempo. Bene, bene, prendi questo piccone adesso. Ora possiamo andare avanti. E adesso tutti insieme. Venite tutti con me. Tutti! Dov'è la scala? Sale, è questo qui, schifo di Alex, guarda che schifo. L'ho fatta io la scala, è bellina. Oh, e allora da adesso in avanti, regola la ionica, pagina 895, comma 16, Anna. Nessuno deve rimanere lontano da Lion per più di un minuto, è chiaro? E allora non mi mandare più via. Ho domandato,
È chiaro? È chiaro, perché non stiamo andando dalla parte mia? Però? Andiamo! Siamo già qui ormai! Lo stiamo seguendo solo la strada di Cico, è non vero, è giusto! È vero, anche i diamanti. È vero, c'ha ragione anche Anna. Ci sono troppi blocchi e non potremo esplorarli tutti in un solo episodio. Però sti alberi non crescono, quindi secondo me ma ce li hanno messi... Ma uccidi le mucche, ti prego! Ti prego, le mucche! Cico, adesso troviamo tutto il cibo. Ma scusate, solo io sto a posto col pancino? Ma io pure non sto malissimo, perché qua c'è gente stupida che salta. Questo brutto vizio di saltare. Ma io Ho fatto i polti per quello, fame. Non è vero, non è vero per niente. Chi fa i polti ha sempre fame. Non è ma vero. Non è vera sta cosa. Hai visto cosa c'è qua sotto? Mi sembra brutto, ci sono un sacco di mostri. È il portale dell'End. Ma c'era un mercante sotto. Allora, il portale, propongo di non entrare qui perché mi sembra pericoloso e anche inutile, non vedo tesori. Io propongo una cosa, guardami in faccia. Sì. Andiamo lì che ho visto del live bane per fare il pane. Del che? Come si chiama? Il farro. Eh? Farro. Feri? E come si chiama? La paglia. Le la balle paglia. Di fieno. Bravo. Sì, cioè, da che nazionalità? Strano. Stranissima. Fuori dal mondo. Non lo so. Ma possiamo non farlo in TNT per cortesia? No, lo faremo in TNT. Ma se nessuno le accende esplode. Non c'è penso. Problema. Non c'è problema. A meno che Anna non sia talmente arrabbiata e rompi balle che si è messa in testa di sabotarci e che ci esplode le bombe sotto i piedi. Cosa che potrebbe fare. No, nel redstone accendino. Ah, ecco. È solo per quello che non lo fa, immagino. Perché altrimenti esattamente saremmo già esplosi qua, Rompi scatole che non ma sei sotto altro. C'è del pane, me lo sento. Sì. Oh, pane. Oh, prendete sì, la lana, è un buon pan quasi buono. No, no, Lion, aiutami. No, no, stavo scherzando. Lion, muoio. Vedo muoio, un po' di Lion. Gente lì sotto. Sì, chi mi ha toccato? Ma t'ha spinto. Credo di averti toccato accidentalmente. Allora, vedi che sei un'assassina. Abitante zombie ha ucciso Cico Tobi. Anna! Dove non sento le tue dovutissime scuse per aver cercato di assassinarmi. Non l'ho fatto apposta, volevo allargare. Criminale, schifosa, che non sei altra. Dai, io non ti voglio assassinare, però sono a fianco a te, va bene? Sì, aspetta. Quanta gente c'è qua sotto? Allora, dobbiamo fare in modo che loro non possano salire qua, perché altrimenti finita un'altra volta. Tattica maestosa questa. Ah, hai visto cosa ho trovato? Oh, siamo al sicuro. Quattro uova cibo di pecora. Che bello. Buono, cibo. Effettivamente inizio ad avere fame anch'io. E mi domando. Ah, ecco le balle di fieno. Però bisogna ammazzare. Ma c'è uno io zombie. Io ho fatto delle spalle. Oddio, c'è uno zombie che cavalca uno zombie. Ma oh che... mio Dio, è vero. Guarda che gli sta in braccio. È tipo papà zombie. Ma com'è possibile, scusami. Non lo so. Oddio, che carini. Allora, facciamoci delle spade. Così vieni. Andiamo a gamba tesa. Ok. Posso andare io a gamba tesa? Ho detto facciamo. No! Stai interrompendo le cose che io voglio fare! E dando di nuovo fastidio! Non sono caduto, aiuto! No, hai detto ci vado e l'hai fatto. Chi mi ha dato un'altra spadata? Non era una spada, è una freccia di quello scheletro laggiù. Secondo me è stato Alex, non vuole dirlo. Oh. Ma non è vero, ero qua. Se mi arriva una spadata da Alex, io vi giuro che lo mando via per sempre. No, io ti giuro, non ti ho mandato niente. Toh, Cico, prendi questa spada. Grazie mille. Vai, guerriero, vai. Vai, uomo. Vai, uomo, sì. Bravo, dietro, no. Attento. Vai, Alex, vai, Alex. Mi sta possedendo. Vai, bravissimi. Che uomini veri. Mamma mia. Oh. Il pane. Allora, Anna, nuova regola per il tuo libro, la Ionico, che a quanto pare il doppio della lunghezza di quello degli altri perché sei stupida. Mai andare prima che Lion ti dica di andare. Ok? Sono caduta. Non è vero, perché non è vero, bugia. All'inizio ho detto andiamo. Poi sono scivolata. Ah, sì, sì, ci crediamo tutti. Sì. È vero. Avevi detto andiamo. Basta, mi butto. Avevi detto. No, sei buttata. Anna, io ti avevo anche fatto una spada. Guarda che sei veramente ingrata. Vabbè, Lion, tieni questo. Guarda, prendi questo. Tieni. Sai già cosa fare. Tieni. Ho cresciuto un albero. Ho fatto pane per tutti, amici. Guardate che bello. Che bello, pane. Aspetta. Ce l'hai del grano? No, ho finito il grano perché ho fatto no, il pane. No, perché ci sono due mucche. Potevamo farle figliare. Non più possiamo cibo. Più, ma abbiamo il pane. È molto buono avere il pane. Adesso pane. Sì, per te non c'è comunque. Come no? Nel ti caso prego. Se te lo stavi domandando e magari hai detto ma ci sarà sicuramente anche per me, Lion avrà pensato. Ma ti prego, sto letteralmente morendo. Ma possiamo fare una cosa? Io lo propongo di mettere Alex nella TNT e farla esplodere. Dato l'accendino. Sì, è bello, mi piace. Mi piace. Non piace questo piano qua. A me piace a tutti. Ok, andiamo, venite con me. Vieni, Alex. Ti va
divertirai. Possiamo andare a Lucky Block, ti prego? Sì, poi andiamo a Lucky Block. Però, però ti sei comportata veramente male oggi, eh. Io sono molto arrabbiato con te. Molto, allora, molto arrabbiato. Tu... chiamerò tua madre per dirlo che hai fatto così. No, prego. Allora, mamma non la chiami. Oh, mamma non la chiami. Eh no, la chiamo sì, perché hai fatto male. No, mamma non la chiami. Ok, andiamo via. Aia, aia, no, aia, no, non no, si accende sono... così, non si accende così. Aia, aia. Sono... no, no, Leo, non soffrire, non soffrire. No, ma se muoio mi arrabbio. Mi stai soffrendo. Però. Amici. Oh, ti è passata, ti è passata. Ma non esplode così, ma non l'hai accese. Alex, perché non sei esploso? Non sai perché fare non bene niente. Ma accendila, io non è colpa mia. Allora te le accendi da solo, va bene? Dammi. To. E salva l'accendino, eh. Prego, che eh? Ne abbiamo uno solo. Divertiti, eh. Addio, amici, mi sa che non dovevo, sì, accenderle comunque. È meglio di no, dici? No, dici? No, 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 sarò per... Oddio. No, questa, queste sono le idee di quell'imbecille di Chico. Sei un imbecille. Sei un imbecille. Sei un imbecille. E io che ti do. Sei un imbecille. Allora, ascoltami bene. Da oggi in poi, prendi un pezzo di carta. Adesso prendi un pezzo di carta. Prendi un pezzo di carta. Scrivi. Questo fazzoletto. Scrivi. Ce l'hai la penna? Scrivi. No, beh, dimmi. No, devi scrivere. Non sento dimmi, scrivere. Dimmi, se mi viene dicendo un'idea. Se mi viene un'idea, me la tengo per me. Me la tengo per me. E la condivido pure. No, la, punto. Me la tengo non per la me, condividi. Punto. Perché fa, okay, schifo quell'idea, però sicuramente. Però tu devi segnare, in caso io condivida un'idea, non seguirla, non devi segnare tutto questo. Questo allora, me lo segno Lion, io. Lion, ho dei blocchi, ho tanti blocchi, ho blocchi. Solo che tu a volte insisti pure, capito? Perché come insisti. Una volta te l'ho detto questa volta. Perché se io ti dico di no, e fai così e dai fastidio, no, e insisti. Questo è falso, questo è falso. No, è vero, è vero, è vero, insisti. Allora non dare le idee e soprattutto non insistere, perché le tue idee fanno schifo, va bene? Cioè guarda, è arrivata a fare danni qua giù. Cioè hai rotto tutta la... era tanto bella e tu l'hai guastata. È rotta tutta, tutta. Sei un imbecille. Sei questa... un imbecille. No, 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 è colpa di fuori, Alex. Fuori, fuori, fuori. No, 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 no. Madonna mia. Devi... io non voglio più sentire mai più te, eh. Per sempre, proprio fine, no, zitto. No, io sarò sempre vicino, no, a te, no, no. No, te ne, no, vai, no, via. Basta, via. Inutile, che non sei altro. Peggio che inutile, perché Alex è inutile. Però non fa danno almeno. Tu invece fai danno pure. E sei pure inutile, quindi sei doppiamente inutile. Cosa comunque... c'è di bello là sotto? Allora, io ho visto che ci sono delle casse, perché ne ho vista una dal buco. Sì, l'ho vista anch'io, ecco, esatto, un po' vai là. È pieno di diamanti però, eh. Bello, bello. Quindi, la mia idea di fare... la smetti di, no, morire? No, no, non mi hai visto, dai, come dai, volevi farmi vedere un po'. Guardami, no, vedi, sono morto. La mia idea di far esplodere il mondo è stata fruttuosa, perché grazie all'esplosione abbiamo potuto vedere che dentro il Lucky Block non c'era solo oro, ma anche le casse, può ma essere. Era mia l'idea. Stai zitto, tu non hai idea. Oh, cosa ha detto? Cioè, stavo cercando di usurparti l'idea. Capito, che schifo di persona che sei, eh. Ma scusami. Scusami, sei tu brutta persona. Cioè, sei una brutta persona e sei ingrato. Poi le idee degli altri e tu subito le agguanti, pensando, ma che siano tue. Tu le tue idee non le devi condividere, no? Quindi non è possibile che io sappia una tua idea. Però perché... l'ho detta prima, no, l'ho detta non prima. Non lo fai perché tu sei intelligente, quindi non potresti mai diamanti, farlo. Perché i diamanti, amici, basta litigare. Ma comunque, io veramente non ne vedo più di diamanti, mi sa che c'era solo quella. Che idea stupida la tua, eh. Che idea stupida, no, per quattro diamanti. L'hai detto tu l'idea, no? Che no, ideaccia, no, veramente, oh mamma mia. Io che ti sto ancora dietro a ascoltare le cose che dici. Dovrei, no, io bloccarti. Sto dietro a te, vedi? Dovrei, guarda, bloccarti assolutamente. Ma ti prendo a picconate in, no, faccia, no, no, eh? No, allora calmi, calmi. Oh, cerchiamo di uscire, che dobbiamo vedere altri blocchi. E qui il tempo scarseggia, amici, perché, cioè, non finisce più. Ok, scendiamo con cura, allora. Il command block, il command block. Il command block potrebbe essere serio, effettivamente. È supremo quello, secondo, okay, me è serio. È di qua il command block, di qua. Aspetta, di qua, che mi sono perso dentro. Ecco, siete qua ormai, siete usciti, ragazzi, indietro di te. Tranquillo, sei come la io. Uscirò da qui. Seguimi. Uscirò da qui, va bene uguale. Ok. Ok. Siamo sulla facciata del Lucky Block, e mo? Come ne usciamo? Ecco, no, sì, no, vedi. Porca miseria, però. Vai anche per me, tira su. Mannaggia, su, mannaggia, da qui, da qui. Scava, ecco, cretino. E non possiedo, ok? Ecco qui, fatto. Perché sei inutile, vedi che sei davvero. No, te l'ho detto. Sono utile, qua, sì, qua, sì, tutti dicono te così. Te l'ho regalato io. Tutti, anche a mamma di Alex dice: no, mio figlio è utile perché. È utilissimo, mio figlio, diceva. Se mia viene madre un periodo di carestia, lo mangiamo, ecco. No. Utile, utile, dai, al massimo. No. Che cosa schifosa. Casa di Alex si fa così. Anna, sono molto tentato di buttarti sono sotto. Però. No, ti prego. Opla. Sono tutte vive, sì. Vabbè, c'è qua dentro. Niente. Secondo me qualcosa c'è, eh. No, c'è, no, ci deve essere qualcosa. Esplodiamo le tiri di scaviamo così.
Ascolta, te ne vai? Eh? Anche no, eh? No, oh, non perché non te ne vai? Perché non te perché ne vai? Perché io ormai sto qui, non me ne vado più. Perché dai, sei uno scalare là abusivo sotto. Sei abusivo, oh, e fastidioso. C'è dello smeraldo! Raga, non c'era niente qua dentro, eh? Un po' schifoso questo command c'è block. C'è lo smeraldo, il redstone. Ma è in blocchi? Perché di casse non ne ho viste. No, è or, è or. Allora fa schifo, eh? Un command block da scavare dentro. Andiamo a vedere la cassa, allora, che secondo me là dentro ci sono preziosi. Sì, è vero, la cassa sembra importante, eh? Tu, la cassa è bella. È proprio il tesoro. Guarda, è anche aperta, guardala. È vero, è mezzo aperta, si vede dentro. Lì ci sarà qualcosa di godurioso, sicuramente. 100%, eh? Peccato. Io volevo vedere la libreria, ma l'avete rotta. Peccato che Cico ha rotto tutte le cose. No, non è vero, non è vero, lo stai mettendo. Ci sei in mezzo, togliti. No, Cico! No, dai, però! Chi mi ha dato un pugno? Chi mi ha dato un pugno? Cico. È stato no, Cico. No, ti giuro, avevo l'inventario aperto. Non dirlo a me, veramente, è stato Alex. Alex? Io non so, Cico, non so se l'ho dato anche a te, però. Ascolta, cosa ti avevo detto che succedeva se mi davi un pugno? Non devo dare i pugni, perché se c'è una cosa orribile, sia qui che in live. Allora, ascolta, adesso tu lo smonti quel tasto per dare i pugni. No! Lo smonti, perché sennò ti smonto. Importante. Io ti smonto casa. Ok? No, casa no. Sì, stasera in live. Ricordatemelo, no, eh. No, 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 con l'accendino proprio. E senza la mi... Ma tu mi vuoi buttare di sotto? No, ti stavo passando, shiftando in modo che non ti urto. Sì, ma io non shiftavo e quindi io cadevo pure. No. Sì, sì. Vuoi esplorare la crafting table? Ma non c'è più tempo perché stiamo... faccio il ponte veloce. No, non sono caduto. La crafting table è abbondante però. C'è piena di casse pure. Cavolo. È piena di minerali. Intanto faccio il ponte per la cassa. Allora, le casse sono vuote, però ci sono i minerali, blocchi di minerali interi, bello. Non c'è il diamante. Perché stai con le mani in avanti tu, vuoi qualcosa? Perché sto sempre così. Stai chiedendo qualcosa? Cose, sì. Io non ti do niente però, quindi puoi no, anche dai, smettere. Puoi anche proprio metterti le mani. Andiamo nella cassa, corri! Però aspetta, devo arrivare sopra da Anna, perché Anna ha fatto il percorsino serio. È vero, Anna è stata brava. Non come qualcuno. No, io l'ho fatto il percorso, l'ho fatto. Però poi 5. È caduto. Che cade come un pisello. No, no, menti. Oddio, no. Ciao, ciao. Come ce lo siamo palleggiato, per ucciderlo. C'era la cassa. Vabbè, non fa niente, va bene così, ci fermiamo alla grande. È stato molto divertente però, quindi fateci sapere se volete vedere altre mappe di sopravvivenza curiose un po' come questa, che secondo me ci stanno un sacco. Cico, stai in mezzo al ponte per concludere in grande bellezza qui. No, sì, andiamo. Salta. Aspetta un attimo, ecco qui, ecco, va, no, cadono sotto le bombe. Vabbè, non si può fare niente. Per oggi è tutto, ci vediamo in live. E Lion out. Ciao.